Mamma mia, che pesanti che siete. Sai, quando si fa video, i video sono molto brevi, è difficile spiegare tutti i vari eventuali, tutte le piccole cose. Specialmente quando faccio un video a una audience che non appartiene nel mio paese. Ci sono tante domande che voi mi fate, che normalmente qui nessuno me le farebbe, no? E io devo spiegare. C'ho la torcia, ce l'ho! Anzi, io ho tutto, il mio cappotto ha le strisce che illuminano, ma io vivo in questo paese 30 anni, poi ho vissuto nella città di New York. Io ho la mia torcia, ve la faccio vedere così siete e vi ringrazio per essere preoccupati per me, però io ho la Man Edition, perché per le femmine non lo fanno questo, la mia torcia, anche tutte le, io non si sa mai, queste cose cottine, tutte queste cose qui, tipo una, vedete? A tutti gli altri, io sono tutta attrezzata, no? Perché noi donne siamo forti e siamo sempre attrezzati per tutti i vari eventuali nella vita. Questa ha tutti gli aggeggini, no? Penso che l'ho usato questa cosa una volta, è una storia lunga, però ho tutti gli aggeggini qui, vedete? Cioè, ho proprio la Man Edition, perché comunque, io penso, se avete visto l'ultimo mio vlog, quando nevica. A parte uso sempre questo, quindi è difficile ovviamente quando io sto facendo video di farmi vedere tutti i particolari, no? Quindi grazie per il vostro interessamento, però sono ammonita, più di una. Ne ho anche un'altra più piccolina, però questa è meglio. Però io ho la Man Edition con tutte le attrezzature. Ok, ve l'ho fatta vedere. Ora, ok, questo video. Ora devo passare all'usato perché ho pulito l'armadio dove tengo tutti i piatti, no? E avevo dei bicchieri, cose che, insomma, ho fatto una scatola e glieli porto in beneficenza e me li levo di mezzo. Devo fare quello. Ok, la tazza, questa qui, no? Che l'ho messa in, l'ha vinta, l'ho scelta con un'app, Carmen Gringeri. Ha vinto la tazza e questa è una di quelle cose che se non ce l'hai non sai nessuno. Questa era di Target, è andata a Ruba, quindi Colomino, è carina questa, quindi infatti la tengo nella sua scatola, ce l'ho anch'io questa, quindi era Carmen Gringeri e lei si è fatta sentire. Ho la scatola di Target, gliela spedisco proprio in questa scatola, prova a coprire certe cose. E gliela spedisco prima di Natale, così l'avrà. Cos'altro qui? Cosa c'è qui? Busta. Io sì, a volte do l'idea che sono un po' un'imbranata. Se voi pensate quello, sbagliate. Io sono tutta molto organizzata. Però lasciamo che le persone pensano quello che vogliono. Allora, quello che volevo dire, ho fatto degli acquisti. Ok, dove inizio? Per circa, non so, in uno dei miei vlogs ho fatto vedere, ero andata alla posta e dentro la posta, ma lo fanno anche in altri posti, non so la posta, hanno questo albero e c'è appeso cartoncini di bambini che mettono la loro wishlist per Natale. Io ne ho preso uno, infatti è questo qui. Questo qui, e lui dice, non so se potete vedere, scritto che lui ha 9 anni, la misura è quello che voleva, no? E voleva, non è che devi comprare tutto nella lista, no? Però lui ha detto che cercava, 9 anni, ha messo la misura, ha detto che cercava un cappello, i guanti, una sciarpa e sweats. Quindi io ora devi portarlo a un centro, ti dicono dove. Mi devo sbrigare perché entro il 14. Sì, qui. Please be a Christmas angel. Infatti, è un bambino che vive nella zona e ti dice di prendere un cartoncino, un ornamento, chiamano ornament, compilare, compra il regalo e poi lo porti entro il 14 dicembre. Holy Rosary Church, ti dicono gli orari, di mandare a questa Holy Rosary Church,
sabato dalle 9 alle 12, quindi questo sabato ci andrò. Ok, quindi ho fatto, è tutto anonimo. Quindi ho fatto quello, poi vi spiego. Ok, quindi vi faccio vedere tutto quello che ho comprato, perché ho comprato per Natale, solo che per un regalo, per un bambino che non conosco e lui non conosce me. Ho preso per lui, lui voleva i sweatpants, quelle felpe, no? È troppo dolce, piccolino, piccolino. E questa, lui ha detto che era una misura 11-12, infatti ha detto la misura, quindi l'ho preso. Gli ho preso queste felpe blu, guarda com'è fighetto qui, questa qui, e gli ho preso questo, poi gli ho preso, ora devo mettere tutto in cartabellina e poi dentro la busta, gli ho preso una t-shirt per mettere sotto e poi il cappello. Poi delle mie followers, vi dico chi sono: Gabriella da Bari, Miria da Reggio Emilia e Federica da Rimini. Hanno dato dei mi hanno offerto dei caffè, e queste cose, quei caffè a me, manda il canale. Quindi loro tre, Gabriella da Bari, Miria da Reggio Emilia e Federica da Rimini, loro hanno comprato con quei soldi che loro hanno dato. Io ho comprato la busta e ho appeso il cartoncino, vedi, appendi il cartoncino, scritto Happy Holiday dietro, così loro sanno a quale bambino darlo, perché c'è un numero, 61B penso è. Quindi loro hanno comprato la busta, io ho la cartabellina, e in più a quello gli hanno comprato, non sapendolo ovviamente, i guanti di Nike. Troppo dolce. I guanti, così ora c'hai i guanti. E la sciarpa, questa sciarpa è veramente... E ho preso acrilico perché, non sapendo, forse ho allergia alla lana. Questa è una bella sciarpa, è made in Germany. E la sciarpa, quindi... Penso tutto questo, aspetta. Tutto questo è per lui. Per il bambino che non conosco e lui non conosce me, però tutto... Questo è carino. Questo è carino. Quindi loro hanno, offrendomi il caffè, io l'ho spesi per, quindi da parte loro, la sciarpa e i guanti. I guanti sono veramente molto carini. E la sciarpa è di una morbidezza, veramente fatta bene. La sciarpa, vi dico i prezzi. Queste due cose erano $24. Questi due insieme. Poi io ho speso 38 per tutte queste tre cose. Però facciamo una cosa buona. E ringrazio Gabriella, Miria e Federica. Ok, e ho fatto quello. Quindi quello sabato lo porto, metto in cartabellina, bla 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 bla. Cos'altro? Quindi adoro il mug. Troppo dolce, ce l'ho anch'io. L'adoro. Sai, ho dovuto fare peripezie per prenderli, perché ne ho quasi tre, perché uno lo faccio per un regalo a una mia amica che la vedrò a dicembre, la vedrò dopo il 26, perché non sono esaurite nel negozio, no? Però si trovavano nel loro sito, si trova solo da Target, li adoro, è troppo, troppo Christmas. Ok, quindi, ho preso solo due cose, penso... Lo sapete? Penso lo sapete che per Natale farò il Christmas brunch, perché verso le 5 o le 6 di pomeriggio, il 25, si va al cinema. Qui è una tradizione, si va al cinema. Quindi farò un brunch verso le 11, che è un po' colazione, un po' pranzo. E volevo fare il tavolo, penso che ve l'avevo detto, con dei piatti toile. Ho questi qui e ho questi qui. Penso l'avevo già detto.
Ora, questo sarà il look, no? Il problema era che di questi qui, di questi ne ho 5, ora ne ho 6, però di questi ne ho solo 2. Quindi mi sono autoregalata i 2 piatti che mi mancavano e li ho comprati su Etsy, quindi ora ho 4. Quindi ne ho 4, ve li faccio vedere. Quindi quello è stato un mio autoregalo per Natale, me li sono comprati, quindi ora ne ho 4 di questi qui. Quindi farà un look molto carino. Quindi mi sono comprata su Etsy e sono vintage. 2 piatti, sono quelli. Questo non è un grandissimo haul. Poi, volevo per il brunch, siamo solo 4, no? Perché io ogni mese provo a aggiornare cose in casa e fare pulizia e insomma, mi mancavano 4 tovaglioli bianchi. Questi sono più color panna, forse. E da Target, infatti li ho presi perché per comprare la tazza online da Target, ricordatevi che tutti i negozi erano esauriti e per comprarlo online dovevi spendere 25 dollari, altrimenti non ti spedivano quella cosa, no? È un add-on. Devi spendere 25 per comprare per fare quell'acquisto, è così. Comunque, ho preso e ve lo sconsiglio, se vi vedete negli Stati Uniti, se andate a Target, di questo brand Threshold è molto valido. E ho preso 4, ora lo apro, 4 tovaglioni di lino, perché ho un altro set, ho solo un altro set, però era un disegno damascato, io volevo veramente semplici, e questi erano 4, sono 4, faccio vedere, sono 4 di lino, ora devo lavarli tutti, sono 4, vedete? Sono 4 di lino, sono veramente fatti bene, erano 4 per 19 dollari, però avevano uno sconto, quindi ho pagato 15,99, quindi lo sconto non era tanto grande, però sono veramente fatti bene. E la cosa che dice qui, ora ho perso il cartoncino, cosa che dice qui, interessante, dicono che sono certified o Ecotex, viene con tutte le sue certificazioni, no? Questo lino, e dice: "This product is standard 100 by OECOTEX, certified, meaning it is free from harmful levels for more than..." Dice che questo viene con le sue certificazioni del lino, dicendo che il lino, dice, questo lino non ha, è privo di più di 300 sostanze chimiche, che ovviamente trovi in altri prodotti. Ecco perché si deve stare un po' attenti quando compriamo queste cose, no? Specialmente se sono molto cheap. Comunque, io ho trovato che e qua dietro ci sono tutti, sono made in India e ci sono tutti, c'è scritto qui che il bollino, e questo qui, questa cosa qui, è fatta da 100% materiale riciclato, e poi ci sono tutti i bollini qui di ispezione, whatever. Quindi Threshold è uno di quei brands che cura molto l'ambiente. Quindi ho trovato interessante. Quindi spiega poi il prodotto. Quindi ho preso 4 di questi. E penso è finito qui. Ho preso questi qua, i 2 piatti. Quella cosa per il ragazzo. La tazza. E basta. Basta. Io non ho fatto shopping per Black Friday, né ho quei soldi per farlo. Quindi questo video è un po' breve, vi ringrazio per la vostra solidarietà. Ho un'altra cosettina qui, un oggetto di aggettistica che penso che vale come 30-40 dollari. Questo lo devo portare al negozio dell'usato e lo do in beneficenza.
Perché è inutile avere cose in casa che possono pur valere qualche cosa, però se tu non sono utilizzate, rimangono in un armadio, no? Non le utili, non ti rispecchiano. Almeno loro, perché quel negozio dell'usato che vende le cose veramente preti stracciati perché è strapieno di cose, quel negozio e appoggia un rifugio per donne e per bambini, quindi i soldi vanno in buona causa. Quindi io compro da lì e porto da lì e tutto, e poi riciclo, compare le cose a negozi, compare sia vintage. Compare nei negozi dell'usato, nei mercatini, sostiene tutto il sistema, è un po' sostenere il sistema di dare vita a una cosa, a una nuova vita, no? Così qui io credo molto in quello, comunque, quindi io amo il vintage, amo. Mi devo impegnare di più in certe aree del riciclo, perché so che posso migliorare in certe cose. Non possiamo essere perfetti, non siamo perfetti. Non so perché persone pensano che noi che facciamo video si dovrebbe tutti mangiare, usare solo prodotti eco bio e mangiare solo cose. Capito? No, io sono una persona normale. E la cosa che sto dicendo, quando io faccio questo video, che io la mattina mi sono alle 5 fuori, ma io lavoro nel centro di New York per più di 30 anni, e questi viaggi, questi strapazzi per me sono molto normali, perché sono abituata. Quando sei abituata a una cosa, e capisco le difficoltà se il tempo, se nevica, se fa ghiaccio, aspetta, i miei stivali, vedete? Sono distrutti, guardate. Sono distrutti, ce l'ho vari anni. Come vedi, questi stivali hanno visto. Io me li ho messi qui perché li devo pulire. Ma guardate, guardate, io di maltempo ne so qualcosa. Quindi, ma io sono abituata. Così, sono abituata. Cosa posso dire? Comunque, per ora è finito. Non ho comprato nient'altro. Basta. Finito. Questo video. Oh, se siete nuove vi ringrazio. E niente, ci vediamo presto. Ciao.